Vi ringrazio per questo invito, ringrazio Daniela, ringrazio gli amici come al solito per aver organizzato questo incontro. In realtà questo libro non ha un tema particolare perché è una specie di diario, insomma, quasi quotidiano. Io ho cercato di raccogliere quelle che mi sembravano le rubriche meglio riuscite, dell'unità dell'ultimo anno e mezzo, e quindi c'è l'ultima fase del governo Prodi e la prima del governo Berlusconi, e quindi è un po' un racconto in presa diretta di come è stato possibile che ancora un anno fa ci fosse una situazione politica che insomma non era né rose né fiori, ma non era nemmeno la tragedia nella quale siamo oggi, anzi era una situazione politica un anno fa nella quale il Cavaliere era considerato clinicamente morto, almeno dal punto di vista politico. E ci è voluta tutta l'impegno del centro-sinistra per riportarlo in vita un'altra volta. Io mi sono sempre domandato il perché della bicamerale, no? Per quale motivo quell'altra volta Berlusconi fu resuscitato con la bicamerale. A maggior ragione mi domando com'è possibile che dopo avere fatto la bicamerale, avere visto qual era stato il risultato della bicamerale, un altro leader di sinistra o cosiddetta tale, e cioè Veltroni, non più D'Alema, abbia rifatto esattamente la stessa operazione l'anno scorso, ottenendo esattamente lo stesso risultato. Il dilemma è sempre lo stesso, insomma, o ci sono o ci fanno, come dicono a Roma, o sono molto 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 stupidi, e allora forse non è il caso che restino al loro posto, perché insomma di stupidi non ce n'è bisogno, anche perché c'è una discreta sovrabbondanza, quindi non è il caso di aggiungerne altri. Oppure lo fanno apposta. Nel qual caso, se vari leader del centro-sinistra continuano imperterriti a salvare Berlusconi ogni qualvolta è morente, e allora bisognerebbe cercare di capire il perché. Una possibile ragione è che si siano resi conto che i voti che prendono sempre meno sarebbero molti, molti, molti meno se non ci fosse nemmeno Berlusconi dall'altra parte. Provate a immaginare la situazione che sembrava consolidarsi l'anno scorso, quando il Cavaliere era praticamente disperato, gli era venuta meno la coalizione, era stata dichiarata ufficialmente chiusa la Casa delle Libertà, c'erano i suoi alleati in subbuglio, c'era la sua strategia politica nei confronti del governo Prodi era fallita miseramente. Lui puntava alla spallata sulla legge finanziaria, l'aveva annunciata 2000 volte. Al Senato c'erano quei due o tre voti di maggioranza che lo facevano ben sperare di riuscire a rovesciare il governo Prodi. Ogni volta che annunciava, diceva questo è il giorno buono, questo è il giorno che cade, c'era sempre almeno uno o due voti di differenza. E una stampella della Levi Montalcini, c'era sempre un qualcosa che salvava miracolosamente questo governo traballante, ma che non andava di sotto. Mi ricordo quando convocava gli alleati a Palazzo Grazioli e loro non ci andavano. Mi ricordo quando Bossi aveva iniziato come al solito a smarcarsi e a parlare di federalismo con i vari Bersani e altri. Mi ricordo quando Casini disse che praticamente non aveva più senso continuare con un leader come Berlusconi. Mi ricordo soprattutto quando Fini, nel vedere il cavaliere sul predellino, della Mercedes in Piazza San Babila, che fondava un nuovo partito
con la brambilla, altro segno di disperazione manifesta. È chiaro che se uno si accompagna con la brambilla vuol dire che è proprio arrivato alla canna del gas, tant'è che abbiamo visto è scomparsa, è estinta praticamente. All'epoca c'era sta brambilla da tutte le parti che spuntava a Ballarò, spuntava porta a porta, alle cosce di fuori, scomparsa nel nulla, nessuno ne ha più sentito parlare ed è triste perché fa il viceministro del turismo, quindi meriterebbe ogni tanto sapere dove è finita, no? Visto che si sta occupando della prima azienda d'Italia, però non ce la fanno più vedere. Giustamente all'epoca era addirittura additata come l'alter ego, come il braccio destro, come la delfina del capo. Quindi Fini, quando seppe che Berlusconi aveva fondato un nuovo partito su un predellino di una Mercedes in Piazza San Babila, pronunciò la storica frase: è la comica finale. Perché voi sapete che appunto la comica finale è proprio come dire: stai alla fine e fai pure ridere. Fu in quel momento, e ripeto, sembrano passati secoli, ma è passato soltanto un anno, che arrivò Veltroni. Arrivò Veltroni, tra l'altro carico di una dote non indifferente, perché aveva appena vinto le elezioni con 3 milioni di voti, stracciando i concorrenti che erano Enrico Letta, Rosi Bindi e chi era l'altro, qualche altro. Scalfarotto. Sì, c'era Scalfarotto, poi c'era Adinolfi. No, Scalfarotto forse no. Comunque non importa. 3 milioni e passa di voti. La prima mossa che fece da leader del Partito Democratico, in una condizione in cui il governo stava in piedi ma per un voto, fu quella di aprire un grande tavolo delle riforme. Ogni tanto, quando non sanno cosa fare, aprono un tavolo delle riforme, che naturalmente non si capisce che cosa vogliono riformare poi, perché c'è questo, è diventato ormai una specie di jingle, il tavolo delle riforme. Quando non sanno cosa dire, apriamo un tavolo delle riforme per fare cosa? Ma un tavolo, perché quello che importa è il tavolo, non solo le riforme, cioè stare insieme, questa è la cosa fondamentale, mettersi insieme, poi non importa fare qualcosa, l'importante è mettersi insieme. La tragedia è che poi venne fuori quale riforma si voleva fare, ed era una riforma della legge elettorale, fin qui devo dire niente di male, perché con la schifezza che fa la legge elettorale che abbiamo, una riforma è sacrosanta, ma non era per ripristinare la preferenza e restituire l'effettivo diritto di voto ai cittadini, no, era per dare all'Italia un sistema bipartitico, cioè passare improvvisamente da 34 partiti a 2. Uno direbbe: ma accontentiamoci di 7-8. No, da 34 a 2, che dovevano essere il neonato PDL del Predellino e il PD, il neonato PD. Berlusconi era a parole, era entusiasta, perché diceva: bene, così io mi libero di tutti questi stronzi che stanno cercando di scaricarmi. E dall'altra parte Veltroni faceva capire che insomma era ora di finirla con questi governi appoggiati da partiti piccoli, medi, eccetera. Un partito di centro-sinistra c'era al governo, un partito di centro-destra c'era al governo, e il resto fuori, con degli sbarramenti evidentemente ad hoc. Quando hai un governo sostenuto da 10 partiti, per lo più piccoli, è ovvio che una proposta del genere manda in fibrillazione intanto il governo, il quale, se si regge per un voto, basta uno sbuffo di vento per farlo cadere. Quindi era un governo che andava protetto con ogni sorta di come dire, andava proprio messo in una teca il governo Prodi e preservato da ogni possibile intemperia, perché bastava pochissimo per farlo cascare. D'altra parte si sapeva benissimo che, caduto quell'abortino, sarebbe ritornato Berlusconi, quindi era evidente che il meno peggio suggeriva di tutelare quel governo, che tra l'altro era nella fase in cui
stava smettendo di essere impopolare e poteva ritornare a conquistare un po' di consensi nella società e quindi anche nella politica. Quando un governo al vento in poppa, c'è la corsa dei voltagabbana a passare dalla parte del governo. Quando ti rendi conto che il governo sta per andarsene, c'è la fuga dei topi dalla stiva, questo è evidente. Il governo Prodi aveva imposto per un anno e mezzo, per due leggi finanziarie, i sacrifici per rimettere in pari i conti dello Stato, aveva avviato un piccolo recupero di evasione fiscale con alcune prime norme proprio elementari adottate da Visco e Padoa-Schioppa. Con quei tesoretti si apprestava a restituire un po' del malloppino del famoso tesoretto ai cittadini, cominciando dai più bisognosi. Quindi quella era proprio la fase nella quale bisognava fare in modo che il governo completasse, perché bastavano pochi mesi. A Napoli avevano varato due o tre discariche che stavano per essere inaugurate, c'erano i tesoretti da distribuire. La gente cominciava a dimenticarsi di quella vaccata dell'indulto che aveva stroncato, proprio tagliato le gambe al centro-sinistra appena arrivato. E invece, lanciando questo tavolo delle riforme e riservandolo in esclusiva a Berlusconi, perché vuoi fare il tavolo per le riforme, ti rendi conto che c'è una guerra all'ultimo sangue nel centrodestra per la leadership, gli alleati di Berlusconi che già sappiamo che non hanno le palle, cioè hanno dei pallini da quaglia, no? Al posto delle palle, no? Dagli un po' di sponda, aiutali a cacciare sto puzzone, no? E così una volta o l'altra avremo anche un centrodestra cappeggiato da un politico anziché da un affarista pluripregiudicato, pluriimputato, eccetera. Insomma, ci fosse Fini. Devo dire che Fini andrebbe quasi votato con le posizioni che sta prendendo negli ultimi giorni, perché io uno che mettesse in riga il Vaticano ancora non l'ho trovato. Non pensavo che sarebbe stato Fini, ma forse ha trovato qualche oliva in giro e ha effettuato un piccolo autotrapianto. Ma la cosa interessante era che il centrodestra poteva finalmente avere un leader normale. Io non dico che quindi bisognava votare centrodestra, ma almeno, voglio dire, si parlava di politica. Certo che con Fini non si parla di aziende, con Bossi non si parla di aziende, con Bossi si può parlare di cose strambe che interessano la Lega, ma sicuramente non è in politica per un'azienda. Casini tanti difetti, ma insomma non credo che sia lì per le aziende, è lì perché è un democristiano e vuole fare la democrazia cristiana. Quindi centrosinistra, anche minimamente lungimirante, ha tutto da guadagnare dal fatto che anche il centrodestra abbia una leadership politica normale. Fini non ha televisioni, Casini non ha televisioni, Bossi non ha televisioni. Quindi quando ti confronti con loro, fra l'altro, ti confronti ad armi pari, non è che arriva uno col mitra e tu col fuciletto a tappo come succede da 15 anni a questa parte. Quindi si poteva pure fare il tavolo per la riforma elettorale invitando innanzitutto Fini, Bossi e Casini. Si dirà, non puoi escludere Berlusconi, certo, è sufficiente dire il tavolo c'ha sopra di sé due questioni: il conflitto di interessi e la liberazione del sistema televisivo dal controllo dei partiti e la riforma elettorale, perché secondo noi il partito di maggioranza relativa, quale era all'epoca il PD, questi sono i due problemi dell'Italia, e quindi chi ci sta viene a parlarne con noi, e sono due cose sulle quali maggioranza e opposizione devono confrontarsi. Ci potevi pure aggiungere la giustizia, nel senso che la giustizia va fatta funzionare più rapidamente per avere processi più veloci e sentenze e pene più certe. È chiaro che su un tavolo del genere, per due motivi su tre, Berlusconi non ci si poteva sedere, ovviamente.
perché se la giustizia fosse più veloce e le pene fossero più certe, lui non sarebbe a Palazzo Chigi, sarebbe in carcere insieme a tanti altri, e quindi sicuramente può auspicare tutto nella vita fuorché una giustizia che funzioni. Lui diciamo ha investito tutto sullo sfascio della giustizia, se la giustizia funzionasse sarebbe rovinato. Allo stesso modo, se si tocca il problema delle televisioni, lui ha da perderci da tutte e due le parti, perché se ogni partito dovrebbe ritirare la sua quota dalla RAI, lui dovrebbe anche completamente ritirarsi da Mediaset, salvo ritirarsi dalla politica. Quindi bastava fare questa trattativa, io mi ricordo, ma guardate che è un anno fa, cioè ci sono, poi li troverete i pezzi, insomma, basta andare nelle date dell'anno scorso, c'era Fini che parlava di monopolio televisivo e di conflitto di interessi, c'era Alleanza Nazionale che parlava: noi non vogliamo più niente a che fare con gente che aveva mangano in casa. Cioè, gente di Alleanza Nazionale che parlava di mangano, che credevo fosse una mia esclusiva, tra l'altro io feci anche un pezzo dicendo: no, beh, adesso non esageriamo, mangano ne parlo io. No, che poi mi tocca difendere Berlusconi da quelli che gli dicono mafioso, eccetera. No, finché lo dico io va bene. No, era una cosa imbarazzante. Dicevano: facciamo la legge sulle TV, la legge sul conflitto di interesse, cioè si offrivano per questo tavolo, e invece Veltroni disse: no, noi dobbiamo fare l'accordo innanzitutto con Berlusconi, perché i due partiti che devono sopravvivere sono appunto il partito di Berlusconi e il nostro. Naturalmente, quando ci si mette al tavolo con Berlusconi, peggio ancora senza testimoni, cioè da soli, è finita. Perché? Perché è chiaro che se tu giochi a carte con un baro, sai che è un baro e ci giochi lo stesso, ma insomma, poi non ti puoi lamentare se ti porta via anche le mutande. Infatti gli hanno portato via anche le mutande, perché Berlusconi cosa ha fatto? Ha finto grande interesse per questa legge elettorale, della quale non gliene fregava niente nel merito, a lui interessava soltanto intimidire e spaventare i suoi alleati in modo da farli tornare all'ovile. E dato che sono poi tornati tutti all'ovile, si è permesso addirittura il lusso di scegliere chi voleva e chi non voleva, per cui non è Casini che l'ha mollato, è lui che non l'ha voluto. Casini adesso fa la, sapete, le zitelle, no? Che non se le piglia nessuno, allora dicono che non sono interessate al genere maschile. Ecco, esattamente Casini l'ha voluto Berlusconi e dice: no, ma io ho rotto. No, non hai rotto, è lui che ti ha cacciato a pedate, che è una cosa diversa. Per cui si è preso chi voleva prendersi, con i suoi sondaggi in mano, si è preso addirittura la Mussolini, si è preso qualunque cosa gli desse affidamento di fare quello che voleva lui per l'intera legislatura. Chi dava l'impressione di ragionare con la propria testa o di avere un minimo di autonomia non lo voleva, perché già le altre volte aveva dovuto mediare, mentre stavolta è la soluzione finale, stavolta lui pensa di portare via il paese e di comprarselo integralmente, o addirittura di prenderlo gratis. Quindi sul tavolo fingeva interesse per questa trattativa sulla riforma, sotto banco naturalmente che cosa ha fatto? Ha cominciato a trattare con Mastella, dicendo: ma guarda che se va in porto la riforma che stiamo minacciando, tu sparisci. Se viceversa tu mi fai cadere Prodi, noi andiamo a votare con questa legge elettorale, io ti garantisco 20 deputati e 10 senatori e te la prossima volta hai per te e tutta la tua famiglia, sapete che è una famiglia allargata a Mastella, te e la tua famiglia li sistemiamo tutti in Parlamento. Mastella gliel'ha fatto mettere per iscritto, c'è un accordo scritto. Pensate, Mastella che passa per un furbo di tre cotte, no? Pensava che Berlusconi, quando mette per iscritto, siamo al sicuro. Figuratevi, basta ricordare il contratto con gli italiani. Era scritto, c'era addirittura Vespa che faceva da notaio. Berlusconi è riuscito a mettere contemporaneamente nel sacco Veltroni sopra il tavolo e Mastella sotto il tavolo, ottenendo il massimo risultato. Veltroni gli serviva a spaventare Mastella, Mastella gli è servito a far cadere Prodi, dopodiché, caduto Prodi, Veltroni, che non aveva ancora capito che cosa stava succedendo, ha detto: facciamo un governo Marini per le riforme.
e ha cominciato a dire a Berlusconi: mi appello al senso di responsabilità di Berlusconi. Però Berlusconi, il senso di responsabilità di Berlusconi, il senso di responsabilità, aveva dei sondaggi che dicevano che aveva 15 punti di vantaggio, sapeva che i sondaggi vanno e vengono, figurarsi se si mette in mano un vecchio democristiano come Marini, che piglia in mano il pallino e non lo molla più, dice: no, ma facciamo un governo di 2 mesi. Ma immaginarsi dare in mano un governo di 2 mesi a un democristiano che lo fa durare 20 anni. Quindi Berlusconi, che non è scemo, dice: Marini, ma che state scherzando? Dice: no, ma perché così facciamo le riforme? A me non mi frega niente delle riforme, io voglio vincere. Sta finendo il processo Mills, doveva andare al governo prima che arrivasse la sentenza del processo Mills. È riuscito a infilarle tutte, dalla prima all'ultima, ed è arrivato al governo poco prima che finisse il processo Mills. Così che cosa ha fatto? L'ha abolito per legge. Anzi, è partito alla lontana, anche perché poi lui ha la fortuna di essere continuamente frainteso e sottovalutato, ma non frainteso nel senso che dice lui, cioè che dice una cosa, poi la smentisce e dice che gli altri l'hanno frainteso, quello non è. Lui viene frainteso nel senso che continuamente chi gli sta intorno fa finta di non capire perché lui sta in politica. Anche se lui da 15 anni, cioè da quando sta in politica, fa di tutto per farci capire perché sta in politica. Io devo dire la verità, lui ha tanti difetti, ma non è uno che si nasconde. È evidente che se si nascondesse, ma vi pare che uno che al primo governo, appena arriva al potere, fa il decreto Biondi perché gli stanno arrestando il fratello? Il decreto Biondi serviva a vietare l'arresto di suo fratello, Paolo, quello che va in galera al posto suo sempre. No, vabbè, è così, mette in galera 2 o 3 volte, tra l'altro confessando reati che non aveva commesso lui e quindi venendo poi assolto. È l'unico che quando viene assolto non si lamenta mai del fatto che l'avevano arrestato, perché? Perché aveva confessato. Cioè lui non riesce mai a farsi condannare, è una tragedia, perché non gli credono mai. Quando confessa dice: ma no, ma non puoi essere stato tu, dai, si vede. Quindi la prima legge che lui ha fatto nel 94 serviva a non far arrestare suo fratello. Cascato dopo 7 mesi, torna al governo, fa 13 leggi per sistemare i suoi processi. Era un periodo in cui era ancora un po' inesperto e quindi delle famose leggi ad personam poi 1 su 3 funzionava in realtà, quindi ne ha dovute fare molte di più di quelle che non servissero. Perché? Perché alcune finivano nel nulla, le faceva scrivere da gente che non sa di diritto. Non so se avete visto l'avvocato Ghedini ieri sera che spiegava delle strane cose, diceva: nel 93 è stata riformata la Costituzione per cui adesso si può negare l'arresto dei parlamentari anche senza il fumus persecuzione. Perché il professor Grevi ha detto: ma dov'è che l'hanno cambiato? Da parte mia non l'hanno nemmeno toccato. E Ghedini aveva vicino a sé un codice e lo indicava, come dire: c'ho tutto qui, no? Però non lo apriva mai, perché se lo apriva doveva poi leggere un qualcosa che non c'era, no? E quindi diceva: no, ma no, cioè, ma da dove? E lui dice, indicava, però non apriva. Quindi fa scrivere da gente così, poi è evidente che le leggi non sempre funzionano. Ha passato un'intera legislatura a scappare dai processi, a fare leggi per immunizzarlo dai processi. Stavolta è tornato, voglio dire, anche la sorella di Pietro, che ha quinta elementare, avrebbe potuto intuire che anche stavolta faceva quello che aveva fatto le altre volte. Ormai la sorella di Di Pietro sta diventando popolarissima. Ho ricevuto messaggi di magistrati che mi dicevano: vogliamo la sorella di Di Pietro presidente dell'associazione magistrati al posto del nostro, che non ha ancora capito l'ordinanza di Salerno, che l'hanno capita tutti. Non so se avete visto il presidente dell'AMM, guardate che è un segno dei tempi vedere da chi si fa rappresentare la magistratura. Cioè il sindacato dei magistrati che attacca i magistrati quando vengono isolati, difendendo i politici, guardate che è spettacolare.
Tant'è che quando si è messo a parlare del 92 mi è venuto spontaneo dire: ma lei se lo immagina il 92, il presidente dell'associazione magistrati che invece di difendere un De Magistris lo attacca in televisione? Dice: no, ma allora non inventavano i complotti. E certo, perché c'eravate voi a difenderli. È chiaro che se non li difendete voi vengono e si difendono da soli. Ma i sindacati a che cosa servono? Comunque, ci sarà qualche dimissione, credo, dall'associazione magistrati dopo aver visto di che pasta è fatto il presidente. Chiusa la parentesi. Lo si sapeva che Berlusconi, tornato al governo, si sarebbe di nuovo fatto gli affari suoi. E mi ricordo, si dice, quando ha vinto le elezioni, c'era la gara sui giornali a fare finta di non capire. E dicevano: stavolta è molto cambiato, è un'altra persona, proprio ormai ha risolto i suoi problemi, questa volta punta al Quirinale, è uno statista. Io ho una cartellina intitolata Lo Statista, e dentro ci sono gli articoli di tutti questi imbecilli, no? Che sono sempre i alti politologi, i quali avevano pensato, o almeno scrivevano, ed erano pezzi seri, non satirici, perché io capisco che uno per satira lo chiami Lo Statista, ma erano proprio convinti, non scherzavano. Il bello è che il PD, dopo aver preso quella po' di batosta alle elezioni, c'era cascato. Tant'è che si disse: bene, vabbè, adesso pazienza, insomma, ha vinto lui, ma anche noi siamo andati benino. Per arrivare al 51% gli mancavano 15 punti al centro-sinistra, però dicevano di essere andati benino. Dissero: abbiamo conservato i nostri voti. Sì, ma non esiste più la sinistra da una parte. Così, cose di poco conto. Tant'è che adesso stanno discutendo, dice: scarichiamo anche Di Pietro, così restiamo soli col nostro 20% preso in Abruzzo, e ci manca solo quel 31% per arrivare al 51%, però meglio soli che male. Ecco, poi intanto l'altro in barca, fascisti, nazisti, marziani, di tutto, no? Uomini con tre occhi, con sei dita. Quelli fanno i puristi, no? Cioè, ripetono, va bene, quell'altro mandano via tutti proprio, vogliono rimanere soli proprio. Proprio quando rimani proprio da solo, che te ne vai, spegni la luce, chiudi la porta, no? Questo è il sogno della loro vita. Dicevano: beh, insomma, le elezioni non sono andate male, c'è un buon inizio. E il ragazzo si applica, no? Queste cose qua, studia e si dialoga, no? Per una fase costituente si dialoga, Lo Statista e grandi riforme. Lui piazza subito la legge Salva Rete qua, prima legge stavolta per cambiare un po', invece che sulla giustizia, sulla TV, no? Due ne può, ne ha di temi lui. Giustizia o TV, no? Una volta parte con la giustizia, una volta con la TV, così tanto per seconda che si svegli col piede destro o col piede sinistro. Stavolta si era svegliato col piede della TV, Salva Rete 4. Dopodiché, anche lui è come, sapete che c'è sempre questo stuolo di consiglieri servi che lo attorniano, alcuni dei quali puntano all'inciuccio, non perché siano inclini al dialogo, ma perché sanno che l'unico che ci guadagna dal dialogo è sempre lui, quindi gli suggeriscono il dialogo per il suo bene, ovviamente, mica per il bene del paese, per il bene di Mediaset. Perché se l'opposizione attacca Berlusconi e Mediaset, il titolo di Mediaset cade. Se invece tutti elogiano Mediaset, o magari, non so, un D'Alema va a incontrare il Gabibbo alla vigilia della campagna elettorale per rassicurare che non verranno toccate le televisioni, Mediaset va su, quindi il dialogo fa bene al titolo azionario di Mediaset. Quindi uno che è molto attento a queste cose, Gianni Letta, quello che anche a sinistra scambiano per uno statista soltanto perché non mangia con le mani e non scorreggia in pubblico, e che in realtà è il peggiore personaggio che si possa immaginare, perché è un uomo dell'azienda infiltrato nelle istituzioni, Gianni Letta gli ha consigliato, dice: vabbè, ma se partiamo subito con la Salva Rete 4 lo capisce persino Veltroni che non sei diventato uno statista, facciamolo un po' più da furbi. La Salva Rete 4 la facciamo passare a Ferragosto o a Capodanno, quando loro sono a Malindi a festeggiare con Briatore e la Melandri, ma mentre ci vedono facciamo qualcosa di un po' meno sporco. E allora sono passati alla blocca processi. La blocca processi
che secondo me, se uno avesse un po' di memoria storica, dovrebbe fare giustizia di tutto il chiacchiericcio che stiamo vedendo in questi giorni sulla riforma della giustizia. Ma vi pare che ci si può sedere al tavolo con uno che appena va al governo in un paese dove i processi sono bloccati? La prima cosa che fa è una legge che si chiama blocca processi. Cioè, soltanto un deficiente in un paese dove i processi sono bloccati blocca i processi. Primo, perché non c'è bisogno di bloccarli, sono già bloccati. Secondo, perché una roba che dovresti fare è sblocca processi, semmai. Invece lui li blocca, dice ancora di più, sì ancora di più, perché il suo, per quanto lento, non andava abbastanza a rilento quanto lui si aspettava. Sono ben 2 anni che lo stanno processando. Guardate che è un processo con 2 imputati, il processo Mills. C'è Berlusconi e c'è Mills. Berlusconi è quello che è accusato di avergli dato i soldi e Mills è quello che è accusato di averli presi. È finita lì, non c'è nessun altro. Un processo con 2 imputati, se sono extracomunitari dura 2 ore, se sono italiani dura 2 giorni, se l'avvocato è bravo a far casino dura 2 settimane. Dopodiché arriva la sentenza. Lui 2 anni, 1 anno per lui e 1 per Mills. Però era finito. A un certo punto i processi finiscono, nel senso che quando non hai più testimoni da sentire, il giudice non può far altro che dare la parola al pubblico ministero per la requisitoria, all'avvocato per la ringa, dopodiché vai in camera di consiglio e fa la sentenza. Non c'è altro se non l'audizione dei testimoni degli imputati, se vanno, ma lui non va mai, e poi la discussione finale, le parti che chiedono la condanna e l'assoluzione. Bene, lui è abituato che di solito scatta la prescrizione prima che arrivi la sentenza, questo è un classico nei processi a Berlusconi. Stavolta, per una sfortunata coincidenza, cioè il fatto che il delitto è molto recente e quindi la prescrizione è ancora di là da venire, rischiava di arrivare la sentenza prima della prescrizione. Lui non è abituato. Dice, come, non è arrivata la prescrizione ancora? Dice, no, e allora come fanno a fare la sentenza? Dice, no, stavolta tenterebbero di fare la sentenza prima che vada in prescrizione, almeno in primo grado. E allora ha detto, no, bisogna bloccare il processo, in modo da dare modo alla prescrizione di arrivare prima della sentenza. In modo che così quando dichiara il reato prescritto lui con i suoi giornali e le sue TV dice mi hanno assolto, no? La gente se lo beve e così lui può continuare a dire avete visto ero innocente anche stavolta e quindi utilizza a suo favore, no? Una sentenza che sarebbe a suo sfavore, perché tanto siamo un paese che digerisce di tutto, che si fa raccontare di tutto, che non va a approfondire le cose eccetera eccetera. Solo che come fai a bloccare solo il suo di processo? Questo era il problema. Per cui sempre Letta, l'uomo di Ozi, la mummia del Similaun, questa specie di sarcofago ambulante, che sembra moderato ma in realtà è morto proprio da diverso tempo, non è moderato, è morto, gli suggerisce di non fare una legge che blocca soltanto il suo, ma di farne una che ne blocca un certo numero. E quindi prendono a strascico tutti i processi che stavano nella sua fase, nella fase del processo Mills, tutti i processi puniti con pena fino a 10 anni per reati commessi fino al 2002. Il problema è che di processi così ce ne sono 100.000 in corso l'estate appena passata. Tant'è che l'associazione magistrati dice ma vi rendete conto che quei 100.000 processi che faticosamente eravamo riusciti ad avviare e stavano arrivando a conclusione voi li bloccate? Ma vi rendete conto che ogni processo c'ha almeno una vittima? E le parti civili quando gli dite che il processo si blocca, dato che stanno anche aspettando da anni di avere giustizia, se sono 2 o 3 riuscite a rintuzzarlo l'attacco, ma se vi ritrovate 100.000 vittime davanti a Palazzo Chigi, andate a placarle, andate a spiegargli che si devono sacrificare perché il Premier non ha piacere che arrivi a conclusione il suo processo. E allora si sono un po' spaventati e
Anche perché nel frattempo era arrivato chi gli aveva suggerito l'alternativa. Si sa, anche se mancano le impronte digitali, che il Quirinale e il Partito Democratico sono andati da Veltroni e gli hanno fatto il seguente discorso, da Berlusconi gli hanno fatto il seguente discorso, dice: scusa, ma perché vuoi bloccare 100.000 processi per bloccare il tuo? Blocchiamo solo il tuo e facciamo gli altri 100.000. Lì credo che persino Berlusconi abbia avuto un attimo di... dice: ma perché si può? Mi avevano detto i miei che non si poteva. Avevo letto da qualche parte uno slogan pubblicitario che dice: la legge è uguale per tutti. Devo averlo visto in tribunale, quelle rare volte mi sono andato. Dice: voi mi dite che invece possiamo bloccare solo i miei? Quelli gli hanno spiegato: no, non si potrebbe, sarebbe incostituzionale, però facciamo, insomma, una più una meno, facciamo finta di niente, anzi mettiamo che si bloccano anche i processi del capo dello Stato, del presidente della Camera e del presidente del Senato, tant'è che Berlusconi ha detto: perché hanno dei processi anche loro? No, ma facciamo così perché non si capisce che lo facciamo solo per te, no? Scemo. Tanti, dai retta a chi la sa più lunga. Mettiamone quattro, non uno. Dice: mettiamo anche il capo dello Stato che poi deve firmare la legge. Ma sì, non c'è problema. In 24 ore ha firmato questa legge il capo dello Stato, totalmente incostituzionale. Naturalmente è ripresa la pantomima, eh? Appena è passata la legge Alfano, Veltroni ha detto: è una nostra vittoria, perché hanno ritirato la blocca processi. Anche stavolta aveva capito tutto. Cioè lui pensava veramente che a Berlusconi gli interessasse bloccare 100.000 processi. Semmai era l'opposizione che aveva tutto l'interesse a che Berlusconi bloccasse 100.000 processi. Lasciagli bloccare 100.000 processi, poi vai nelle piazze e dice alla gente: signori, quest'uomo qua, per salvarsi le chiappe, ha deciso di mandare in vacca quel poco di giustizia che c'era ancora nel paese. Complimenti a chi l'ha votato. Pensate a tutti i leghisti che l'hanno votato perché vogliono la sicurezza. Bastava andare in piazza e leggergli l'elenco dei reati per i quali si bloccavano i processi. Lei, signora, ha votato per i leghisti? No, ah no, perché l'ho vista che alzava la mano. Bastava leggergli estorsione, furto, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, spaccio di droga, truffa, violenza sessuale, omicidi colposi sul lavoro, omicidi colposi per le strade, un elenco sterminato di reati per i quali i processi si sarebbero bloccati e nel tempo necessario a reincardinarli nei calendari dei tribunali superintasati si sarebbero prescritti tutti. Quindi il centro-sinistra, se esistesse un'opposizione, avrebbe dovuto lasciargli fare la blocca processi denunciando nelle piazze il danno che una legge fatta per lui provoca a tutti, perché poi solo così si fa capire il conflitto di interessi. La parola conflitto di interessi è diventata una parola che annoia. Uno dice: oh, ancora sto conflitto, che palle, no, dopo 15 anni, che noia, non l'hanno risolto e ne parlano. Se tu invece vai a dire in giro: sapete perché si stanno bloccando 100.000 processi? Perché bisogna bloccare il suo. Il conflitto di interessi non c'è neanche bisogno di citarlo, sta nei fatti. Naturalmente gli astuti gli hanno dato la scappatoia, gli hanno detto: ti facciamo passare la legge Alfano se limitiamo i danni e facciamo gli altri processi. Lui felicissimo, cioè fantastico, si blocca il mio e non mi sputtano nemmeno bloccando quelli degli altri, meraviglioso. E Veltroni dopo questa operazione ha detto: abbiamo vinto noi, perché non si bloccano 100.000 progetti, aveva capito tutto. E anzi ha aggiunto: adesso che Berlusconi non ha più queste brutte distrazioni che gli provocavano i giudici che non ci dormiva la notte,
te che andava sempre in discoteca appunto perché soffre di insonnia, adesso finalmente siamo pronti per la grande riforma che serve al paese, senza dire quale perché non lo sanno, però comunque la grande riforma, una qualunque. Meno male ancora una volta devo dire che c'è Berlusconi, perché appena loro hanno detto siamo pronti per la grande riforma, Berlusconi ha detto quella delle intercettazioni naturalmente e ha presentato il disegno di legge sulle intercettazioni. Ieri sera l'avvocato Ghedini, che è l'autore, si chiama legge Alfano, anche quella delle intercettazioni, ma insomma basta guardare Alfano per rendersi conto che non può essere autore di qualsivoglia riforma, insomma mi sembra è come quando dico la riforma Gelmini, basta guardare la Gelmini per rendersi conto che non può essere lei l'autrice di una riforma. Non sto dicendo che è brutta, sto dicendo che non è in grado di scrivere un pensierino, figuratevi se è in grado di scrivere una riforma. Alfano, c'è Stefano Disegni sull'inserto satirico dell'Unità che lo ritrae il lunedì mattina quando va a prendere ordini dal capo e lo chiama sire, prence, maestà, e Berlusconi gli dice da... come? L'ha chiamato sire, anche la Littizzetto, certo. Ma lei è una comica, lui è il ministro della giustizia. E Alfano praticamente è uno che insomma gli presentano una roba scritta, lui mette la sua X al fondo e viene promulgata la legge. La legge l'ha fatta Ghedini, la legge sulle intercettazioni, stabilisce che non si possono più fare le intercettazioni, salvo per i reati di mafia, di terrorismo e di strage. Dopodiché la Lega è intervenuta e ha detto vogliamo inserire la corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione. Berlusconi ha cercato di spiegargli che lui la legge la faceva apposta per evitare le intercettazioni per corruzione. Lui che gli frega di vietarle per lo scippo, mica fa gli scippi Berlusconi, insomma richiedono anche una certa agilità. Immaginate Berlusconi che corre, avete visto, si strappa ormai continuamente, è completamente si disfa se si mette a correre dopo uno ship. Quindi a lui gli interessavano le intercettazioni per la corruzione, quelli gliela fanno rientrare, però sapete com'è la Lega, no? Anche nei momenti in cui ha tre voti riesce a contare più di quello che contano Forza Italia e AN insieme, perché Bossi è il più bravo di tutti naturalmente, politicamente. È il più abile che ci sia in Parlamento, tant'è che tiene in piedi un partito che non ha più alcun senso compiuto e continua a guadagnare voti, no? È una cosa incredibile, con il personale politico che esibisce, tra l'altro, cioè quando uno manda in giro un Calderoli e riesce a guadagnare voti vuol dire che è un genio assoluto, che i direttori hanno un livello preoccupante. In ogni caso Bossi gli ha subito detto poche balle, o metti la corruzione, anche lui ha dovuto andare a cuccia e reinserire la corruzione, però nel disegno di legge, facendo sapere in continue interviste che poi in cambio del federalismo lui avrebbe inserito la corruzione nei reati per i quali non si poteva più intercettare, arrivando al punto di dire due mesi fa c'è la riforma delle intercettazioni, non va bene, notate che l'ha firmata lui, è firmata dal suo avvocato, dal suo ministro portaborse Alfano e da lui medesimo. Ha fatto un comizio e ha detto non mi piace questa legge, bisogna inserire anche troppe intercettazioni ancora, bisogna metterci pure la corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione, se è necessario faremo una manifestazione per chiedere queste modifiche, per chiederle a chi, visto che l'hai fatta tu e dovresti modificare, cioè, immaginate Berlusconi che marcia contro se stesso e contro Alfano e contro, cioè è una roba che avrebbero dovuto ridergli in faccia, invece bene, manifestiamo contro questi comunisti che hanno fatto questa legge e non ci piace. Ieri sera Ghedini faceva il finto tonto e diceva assolutamente nessuno ha mai detto che verrà cambiata, la corruzione rimarrà eccetera, vedremo come andrà a finire, perché ieri pomeriggio Berlusconi aveva detto addirittura per i reati fino a 15 anni
Dopo i 15 anni c'è solo la strage, credo. Cioè, per intercettare uno, quello dovrà avere scannato un intero quartiere. In tutto, mentre gli Stati Uniti hanno appena ingabbiato il governatore dell'Illinois, incastrato con le intercettazioni semplicemente perché prendeva le mazzette. Anzi, le chiedeva, non era ancora riuscito nemmeno a prenderle. L'hanno preso prima, giustamente. No, perché da noi c'è anche chi si difende dicendo: noi abbiamo un europarlamentare, buon signore, condannato per tentata corruzione. Perché tentata? Perché si era messo d'accordo con quelli che costruivano l'ospedale di Asti, e se glielo facevano costruire a loro poi gli avrebbero dato il 5%, tipo, non ricordo. Naturalmente, avendolo arrestato prima che si completasse l'opera, l'hanno arrestato anche prima che prendesse i soldi, per cui la condanna non è per corruzione ma tentata corruzione. E quando uno dice che è stato condannato, che è un corrotto, lui dice: no, tentata. Cioè, si vanta addirittura del fatto che l'hanno preso prima di fargli prendere i soldi, capite? Cioè, e chiede un'altra chance, dice: l'altra volta non ho potuto ritirarle, no? Mandatemi al Parlamento Europeo, che stavolta magari va bene. Infatti l'hanno mandato al Parlamento Europeo, è un europarlamentare dell'UDC. Io centro, no? Il partito che ha come motto Io centro, infatti. C'è Monsignore, c'è Cuffaro, c'è Lorenzo, c'è, insomma, c'entrano tutti alla grande. È una confessione più che uno slogan. Io, scusate, ma vi verrebbe mai in mente di mettere come slogan Io centro? Ma come ti viene in mente il partito di Cuffaro Io centro? Te credo che non lo sappiamo. Sono anche spiritosi, autoironici, devo dire. Quindi la legge sulle intercettazioni farà in modo che i magistrati non intercettino più, quindi non scoprano più i reati. Oggi c'è un bellissimo corsivo di Sebastiano Messina sull'Unità a proposito della questione morale. Non so se state seguendo questo dibattito meraviglioso che si sta imperniando intorno a questi ripetuti fatti giudiziari che coinvolgono prevalentemente giunte di centro-sinistra, con le quali però si scopre che c'è sempre qualcuno del centro-destra che è d'accordo, no? Perché la nuova Tangentopoli è più facile perché rubano insieme da qualunque parte, no? Quindi scopri Lusetti ma c'è anche Bocchino, scopri Del Turco ma c'è anche il suo predecessore Pace, scopri Ligresti che va d'accordo col centro-sinistra a Firenze ma col centro-destra per l'Expo a Milano, e di nuovo col centro-sinistra a Torino. Quindi c'è questo smottamento e si sta di nuovo discutendo su come uscire da Tangentopoli. Per la verità dovrebbero porsi il problema di come uscire di galera, no? Perché sono in galera in questo momento molti dei loro esponenti, altri rischiano di finirci a breve. La cosa interessante è vedere il dibattito. Se voi leggete i giornali avrete, se mantenete un minimo di spirito critico, un senso di spaesamento. Se uno li legge dice: ma di chi stanno parlando? Perché a pagina 2, 3, 4, 5 c'è sempre una sventagliata di intercettazioni verbali e cose dalle quali risultano ruberie di tutti i generi. Poi uno legge l'editoriale e di solito c'è scritto così: il Partito Democratico prigioniero dell'abbraccio mortale di Di Pietro. Veramente è l'abbraccio mortale dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza. Cosa c'entra Di Pietro? Cioè, invece di parlare del fatto che questi rubano e finiscono dentro, si dice che tutto nasce dall'alleanza con Di Pietro. Cosa c'entra? Se si alleavano con Di Pietro e non rubavano, no, a quest'ora non sarebbe successo assolutamente niente. Invece si sta decidendo di uscire da Tangentopoli scaricando Di Pietro, dopodiché quelli che stanno dentro continuano a stare dentro, perché non c'entra niente il fatto che sono finiti in galera degli assessori col fatto che Veltroni si è alleato con Di Pietro. In secondo luogo, se Di Pietro ha questo successo è perché prende i voti, non credo che sia per qualche strano, io ancora non riesco a capire. Ha preso il 15% in Abruzzo e loro il 20%, dice, hanno sbagliato ad allearsi con lui. Ma cosa vuol dire? Ma cosa c'entra?
Si è preso il 15% perché la gente l'ha votato per quel 15%. Se loro hanno preso il 20%, un po' è perché i loro elettori sono stati a casa, un po' è perché i loro elettori che sono andati riuscendo a trascinarsi fino all'urna, fino alla scheda elettorale, invece di votare per loro hanno votato per lui. Perché avendo votato per loro, chiedendo che facessero opposizione a Berlusconi, avendo constatato che in 6 mesi non si è vista ombra di opposizione, si è visto appunto il governo ombra, talmente ombra che nessuno l'ha visto, alla fine uno dice fammi votare quello lì che magari non è che proprio è raffinatissimo nel suo modo di esprimersi, ma almeno gliele canta. Cioè questa è la lettura che chiunque abbia un minimo di sale in zucca dà delle elezioni in Abruzzo. Cioè non è che le elezioni in Abruzzo devono dire a Veltroni che ha sbagliato allearsi con Di Pietro, anzi, allearsi con uno che è arrivato al 15% avendo il 4% in 6 mesi vuol dire che hai azzeccato l'alleato. Il problema sei te, non è l'alleato, sei te che non reggi. Domandati perché non reggi. Prova a cercare di fare qualcosa di simile a quello che fa Di Pietro e magari vedi che va bene anche a te, chi lo sa. Invece stanno decidendo veramente una cosa da matti, no? Dice, dato che i nostri votano Di Pietro, noi scarichiamo Di Pietro. Così scarichiamo anche i nostri che hanno votato per lui e così non tornano più indietro la prossima volta. Guardate che è una mossa gigantesca. C'è questo Follini, no? Che è un gigante del pensiero. Era il vicepresidente del consiglio di Berlusconi fino a 3 anni fa. Il governo Berlusconi aveva 2 vicepremier, uno era Fini, l'altro era Follini. Adesso Follini continua a presentare mozioni contro Di Pietro esattamente come le presentava quando era nel centro-destra. Bisognerebbe avvertirlo, guarda che adesso stai nel centro-sinistra. Di Pietro è alleato, Berlusconi no bene, Di Pietro bene. Direbbe spiegargli, no? Con dei disegni magari. Passati 3 anni, sei passato dall'altra parte, ricordi? Fagli anche un elettroshock eventualmente nel caso in cui si fa, poi perché sapete questi che passano continuamente da una parte all'altra alla fine potrebbero anche perdere l'orientamento e viene la labirintite, dice oddio dove sono? Ti svegli alla mattina e dici sarò ancora nel centro-sinistra o sarò già ripassato nel centro? No, ce l'ho con Di Pietro ma sono ancora nel centro-sinistra. Guardate che sono incredibili. Il riformista ha chiesto le dimissioni di Veltroni, che è uno dei pochi non inquisiti, tra l'altro dice, ma per quale motivo non chiede le dimissioni degli inquisiti e chiede le dimissioni di uno che non è inquisito? Altri dicono basta con Berlinguer, ma basta con i ladri, non basta con Berlinguer. Cosa c'entra Berlinguer che tra l'altro è pure morto? Basta questione morale. Cicchitto ieri ha detto se il centro-sinistra la smette di rinfacciare la questione morale a noi, noi smetteremo di rinfacciare la questione morale a loro. Cosa vuol dire? Il primo giorno quando hanno preso quelli di Firenze e stavano arrivando a pescare le sirene per non parlare di Potenza e di Napoli, il dibattito sulla nuova questione morale è iniziato così, dal centrodestra, evviva, rubano anche loro. Questa è stata la reazione, che quell'anche è un poema, no? Perché uno dice ah quindi ce l'hai messo di tempo a dire che rubi pure te. Risposta del centro-sinistra, sì ma rubiamo meno di voi. Ma guardate che è così che sta andando avanti il dibattito sulla questione morale. Dice, pensate per voi che avete un sacco di inquisiti in Parlamento. Che io mi sono sentito quasi felice, ho fatto 3 libri, mi hanno detto che erano delle merde quei libri, perché non si parla, si semina qualunque, ma quando poi gli fa comodo si ricolce, avete mandato un sacco di inquisiti, erano tutti lì che scartabellavano i miei libri per trovare i nomi. Se non che si sono imbattuti anche nei loro di noi, tant'è che dal centrodestra che scartabellavano anche loro ha detto ma anche voi avete portato degli inquisiti e questi sì ma noi di meno. Questo è il livello del dibattito sulla questione morale. Dopodiché i comportamenti da assumere nei confronti di quello che sta succedendo non è che richiedano grande fantasia. Cioè della gente in galera, che cosa puoi fare?
evita di andarli a trovare possibilmente, perché se vai a trovare uno in galera si capisce che tu fra il magistrato che l'ha messo dentro e quello che è stato messo dentro scegli quello che è stato messo dentro. Lo faceva già Craxi, è finito come sappiamo. Evita di dare la solidarietà a uno che è stato arrestato, perché cosa ne sai se la merita o no? Hai la fortuna di ispirarti a Obama, hai la fortuna che a Obama gli hanno arrestato uno dei suoi migliori amici appena diventato presidente, il governatore dell'Illinois. Copia Obama, non copiare più Yes We Can, perché hai perso le elezioni. Yes We Can lo può dire Obama, che le ha vinte, tu le perdi tutte, sempre. Quindi Yes We Can scordatelo, copia quello che ha detto quando gli hanno arrestato il governatore dell'Illinois. La dichiarazione è stata: non è opportuno commentare perché l'indagine è in corso, punto. Però Blagojevic si deve dimettere subito, punto e fine della dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti eletto. Cioè non c'è mica tanto da scherzare, si fa così, si dice l'indagine è in corso, le indagini le fa la magistratura, noi non sappiamo, non siamo tenuti e non dobbiamo sapere, noi dobbiamo cercare di evitare di candidare gente che mi diventa come Blagojevic e dobbiamo trovare dei sistemi per sorvegliare i nostri affinché non diventino come Blagojevic, o se lo diventano scoprirlo prima che arrivino i carabinieri a portarli via, in modo che quando li porteranno via noi abbiamo già fatto la nostra parte di mandarli fuori. Dice: ma c'è la presunzione di innocenza, e chi ha mai detto che un partito deve condannare penalmente un suo membro? Ma esistono i collegi dei proviviri nei partiti? Io leggo che persino Forza Italia c'ha dei proviviri, non so dove come abbia fatto a trovarli, tra l'altro, dei viri provi, ma soprattutto come deve essere un provoviro di Forza Italia, cioè uno che quando gli presentano le liste elettorali e c'è dentro Previti, Dell'Utri, Ciarrapico, cioè perfetto, ottimo, firmato il provoviro. Cos'è Jack lo squartatore per far passare gente così? Deve essere peggio di quelli che gli sottopongono. Immaginate il provoviro con la mascherina, il passamontagna e la tuta, la calzamaglia nera, cioè col sacco. Il provoviro serve a giudicare comportamenti che non sono penalmente rilevanti, perché quelli li giudica la magistratura, ma che sono politicamente gravi. Il provoviro, altrimenti che ce li hai a fare i proviviri? Ma scusate, ma non so se avete notato, ma in queste vicende giudiziarie ci sono delle new entry. C'è per esempio il ministro della trasparenza e della legalità del Comune di Napoli, che attualmente è al carcere di Poggioreale. Era il ministro della trasparenza e della legalità, è un ex della rete, si chiama Gambale. Spunta questo Romeo, il capo degli appalti Global Service, delle pulizie, delle monnezze, eccetera, lavora per il Comune di Napoli, di Roma, per il Vaticano, per il Comune di Firenze, ha tentato di sbarcare a Bari, era amico degli amici di Rutelli, ma anche dei DS, eccetera. Sapete chi gli fa gli cura l'immagine? Claudio Velardi, che è l'ex addetto stampa di D'Alema, che adesso fa l'assessore regionale in Campania e cura l'immagine, fa l'assessore in Campania e cura l'immagine di uno che vince gli appalti in Campania. Adesso deve essere impegnativo curare l'immagine di uno in galera, ma comunque gli chiederà di più, perché effettivamente fare l'immagine di un detenuto, l'immagine a scacchi fra l'altro in questo momento, è veramente difficile. In ogni caso, questo Romeo era stato già beccato 15 anni fa per un appalto sulla gestione del patrimonio del Comune di Napoli, che il Comune di Napoli poteva gestire tranquillamente con i suoi uffici, e invece aveva dato in esterna a questo signore, che era stato beccato a pagare mazzette in cambio di quell'appalto. È stato condannato in primo grado e in appello per corruzione, è arrivata la prescrizione, ci hanno raccontato che la prescrizione è uguale all'innocenza, e questo ha ricominciato a pagare mazzette ai nuovi arrivati. E è incredibile sentir dire dal sindaco Iervolino: io ho le mani pulite. Lo so che hai le mani pulite, ma se dai l'appalto o permetti ai tuoi assessori di dare l'appalto a uno che è già stato beccato a pagare le tangenti, delle tue mani pulite non so cosa farmene. Questo è il problema. Questo
questo è il problema. Bisognerebbe almeno chiedere il certificato penale alle persone con le quali contratta la pubblica amministrazione. Dice la legge non lo impone perché l'hanno prescritto, e chi se ne frega. Puoi fare un regolamento nel quale stabilisci che tu con certa gente non ci parli. Ma da che cosa dipende i guai che ha il sindaco di Firenze, che poi va a incatenarsi davanti ai giornali come se fosse colpa dei giornali? Dipende dal fatto che l'hanno preso a trafficare con Salvatore Di Cresti. Dice ho le mani pulite, non me ne faccio niente. Salvatore Di Cresti è uno che non dovresti toccare nemmeno con una canna da pesca, non dico con le mani pulite. È stato condannato definitivamente per corruzione. Tu uno che corrompe politici non lo incontri, dice ma c'ha dei terreni, benissimo, lo devi incontrare? Ti metti la fascia tricolore, lo ricevi al municipio. Finito di riceverlo, fai un comunicato di poche righe. Sindaco Domenici, ha ricevuto l'ingegner Salvatore Di Cresti, virgola, pregiudicato per corruzione, virgola, al solo scopo di ascoltare le sue proposte in merito al progetto per il nuovo stadio che dovrebbe sorgere l'area SAI Fondiaria, eccetera, eccetera. La posizione del sindaco è la seguente, la posizione dell'ingegner Di Cresti è questa, gli faremo sapere e vi faremo sapere, punto e fine. Non che vai a incontrarlo in segreto in un albergo di Roma, perché se vai a incontrarlo in segreto in un albergo di Roma avrai pure le mani pulite, ma ognuno è autorizzato a pensare che se l'hai incontrato in segreto anziché in municipio con la fascia tricolore davanti a testimoni avevi qualcosa di riservato da dire che i cittadini devono sapere. È da questo che nascono le cose, e Di Cresti non è che possono dire ma sembrava tanto una brava persona. No, non sembrava una brava persona perché è un pregiudicato. Quindi non sembra un corno, esattamente come Romeo. E possiamo andare avanti all'infinito. Se andate a studiarvi il caso delle tangenti per l'autobrennero, le tangenti per l'autobrennero, per le quali è crollata per l'ennesima volta una giunta, scoprirete che ci sono politici già beccati nel 92, in parte condannati, in parte miracolati dalla prescrizione, rimessi allo stesso posto, condannati per le tangenti all'autobrennero, rimessi allo stesso posto, ha ricominciato a prendere soldi per altri tratti dell'autobrennero. Addirittura rubano sulla stessa autostrada sulla quale erano già stati beccati a rubare. Sapete che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Se lo rimetti anche in posizioni di vertice, è ovvio. Ecco, è questo il problema. Voi vedete che non c'è bisogno di nessuna trovata geniale per uscire dalla nuova questione morale. Per uscire dalla nuova questione morale si tratta semplicemente di tenere dei comportamenti trasparenti. Poi lo sappiamo tutti che capita a tutti di imbattersi in qualcuno che poi si scopre essere un poco di buono. Ieri sera abbiamo fatto vedere presente Di Pietro, e Di Pietro era stato avvicinato come tutti i politici italiani da questo Saladino. Saladino è un mercante di voti e di favori in cambio di favori. Il problema qual è? Il problema è che tutti quelli che hanno incontrato Saladino hanno cominciato a difendere Saladino quando è finito sotto inchiesta e ad attaccare De Magistris che l'aveva messo sotto inchiesta. Di Pietro ha continuato a difendere De Magistris e ad attaccare Saladino. A Napoli hanno beccato un certo Mautone che era il provveditore alle opere pubbliche e che, essendo Di Pietro ministro dei lavori pubblici, era ovviamente uno che collaborava col ministro dei lavori pubblici. È arrivata qualche voce da Napoli che questo signore era un mariuolo. Di Pietro che cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha accantonato. Adesso il giornale di Berlusconi sta processando Di Pietro per sapere chi gli ha detto che quello era un poco di buono. Ma che ti frega? Per un politico che quando sente che un tizio è chiacchierato lo manda via, devi prendertela con lui o devi prendertela con gli altri che nemmeno quando sono in manette li mandano via? Cioè voi capite che nella politica può capitare a tutti di incontrare delle persone che poi si rivelano altro da quello che sembrano, ti stringono la mano, ti chiedono un incontro. L'importante è come ti comporti dopo quando scopri che sono dei poco di buono. Le uniche cose che si possono fare è dire che la magistratura deve andare fino in fondo, e se ti ha aiutato a liberarti di qualche mela marcia, ammesso che si possa parlare di mele marce e non di un cestino marcio con qualche mela sana, lo vedremo,
ringrazia la magistratura che ti ha aiutato. Se sei così orbo da non vedere il marcio che c'è nel tuo cestino, ringrazia che te lo vede qualcuno da fuori. E quindi non si possono mettere ostacoli all'azione della magistratura. Quando il magistrato decide gli arresti domiciliari per un parlamentare, come ha spiegato il professor Grevi ieri sera, il Parlamento non può valutare se ci sono i presupposti per arrestarlo o per non arrestarlo, perché non esiste al mondo che il Parlamento possa valutare le prove. Ma mi pare che il Parlamento abbia fra i suoi compiti valutare le prove? Ma le prove le ha già valutate il giudice che ha emesso l'ordine di custodia. Tu devi semplicemente bloccarlo nel caso in cui si veda che c'è una persecuzione politica da parte del giudice. Questi ogni volta dicono: non c'è persecuzione, l'indagine è ottima, ma potete farla anche senza arrestarlo. Ma non spetta a te stabilire se lo devono arrestare o no. Tant'è che tutti quelli non parlamentari sono finiti in galera a Potenza. Quello solo perché era parlamentare ha un grado di giudizio in più, alternativo. Ma non, è un abuso. E quando in Parlamento chiedono l'autorizzazione a usare le telefonate, il Parlamento non può decidere: secondo noi queste telefonate non ti servono, perché non sta a te, è il giudice che ti dice me le devi autorizzare perché mi servono. E o tu ritieni che ci sia una persecuzione nei confronti della persona il cui telefono è stato intercettato, e non ci può essere. Perché? Perché le telefonate di cui si chiede l'autorizzazione all'uso non sono telefonate intercettate sul telefono del politico. Per perseguitare uno devi metterli sotto il controllo il suo di telefono. Ma il politico non può essere intercettato, perché l'immunità copre le sue comunicazioni. Le telefonate di cui sempre si parla sono sempre sul telefono di un presunto delinquente che parlava con il politico. Come puoi sostenere che il politico è un perseguitato perché il giudice intercettava un delinquente? Sarà il delinquente che è perseguitato eventualmente, ma dato che non è parlamentare, il Parlamento non deve occuparsene. Quindi nei prossimi giorni ci saranno continui voti per vedere se autorizzare o meno l'uso delle telefonate di Dell'Utri con un mafioso latitante intermediato dalla sorella, di Nicola La Torre con Giovanni Consorte, D'Alema l'ha appena fatta franca al Parlamento europeo convincendo i parlamentari europei di una cosa che manco loro avevano capito, hanno intortato il Parlamento europeo per fargli fare un voto di cui poi, quando capiranno quello che hanno fatto, si vergogneranno tutti. Ci saranno le telefonate di questo Margiotta, che è stato salvato dall'arresto, ma vedremo se almeno consentiranno che si usino le telefonate. Ci saranno le telefonate di Lusetti e di Bocchino. Bocchino è quello a cui La Torre passava il pizzino. Vedremo come voterà il Parlamento. Io non so che cosa sia successo oggi alla riunione del Partito Democratico. Mi auguro che abbiano deciso di dire sempre e regolarmente sì alle autorizzazioni a procedere dei magistrati, perché se non se lo ricordano è meglio che glielo ricordiamo noi. Nell'aprile del 93, quando il Parlamento negò gran parte delle autorizzazioni a procedere nei confronti di Craxi, ci fu la scena delle monetine, cioè la gente inferocita che andò a bersagliarlo, e praticamente in quel giorno lì morì il Partito Socialista Italiano, cioè il più antico partito d'Italia, glorioso partito d'Italia, non a causa dei magistrati di Milano, a causa di Craxi che rubava e a causa di quelli che hanno cercato di tenergli il sacco in Parlamento. Se c'è qualche partito oggi che vuole fare la stessa fine, continuino pure a respingere all'unanimità, destra e sinistra insieme, Salvo Di Pietro e Furio Colombo, lo voglio dire perché mi ha telefonato apposta oggi per farlo sapere, e lui ha votato a favore dell'autorizzazione all'arresto di Margiotta. Beh, tranne queste poche persone, unanimità sempre e comunque, alla fine non si meraviglino se cresce il qualunquismo e se poi la gente scappa via, se ne sta a casa oppure vota per chi dà segni di essere minimamente diverso da questo unanimismo tipico da pizzino, perché poi quel pizzino indicava esattamente non solo un clima, ma anche la persona con la quale
si fanno insieme gli affari a Napoli e, con la, e che evidentemente poteva essere trade union per altri tipi di rapporti. L'unica fortuna rispetto a 15 anni fa è che quelli di oggi sono molto più stupidi di quelli di allora. Se 15 anni fa uno voleva dare un pizzino a uno dell'altra parte, non aspettava di andare in uno studio televisivo davanti alle telecamere. È evidente che se hai un pizzino e quando la telecamera ti inquadra tu lo passi, sei proprio un demente. Pensare che la telecamera non inquadri il pizzino è un po' come quando D'Alema ha scoperto che Consorte aveva il telefono sotto controllo e allora è corso ad avvertirlo telefonandogli sul telefonino intercettato. Ecco, la fortuna oggi è che le fanno talmente spudorate che non c'è più nemmeno bisogno di andare a cercare il conto cifrato. Manca poco che si presentino in piazza con la valigetta e si spartiscono il contenuto. Quindi è molto più facile capire qual è il problema, ma è anche molto più facile capire qual è la soluzione. Basta.